Rieccoci di nuovo assieme, ora parliamo di MotoGP, Moto 2 e Moto 3. Se volete al contrario, Moto 3, Moto 2, MotoGP, secondo weekend della San Marino Riviera di Rimini, partiamo dalla classe regina, la MotoGP. Andiamo col podio, Vignales, Mir e Spargaró. Per quanto riguarda gli italiani, abbiamo Dovizioso ottavo, Morbidelli nono, Petrucci decimo, poi ritirati purtroppo Bagnaia e Valentino Rossi. Poi andiamo ora alla Moto2, doppietta italiana, primo Bastianini, secondo Bezzecchi, terzo Lous, quarto Marini. Di Gian Antonio ottavo, Bulega decimo, Corsi dodicesimo, Dalla Porta quattordicesimo, Manzi quindicesimo, Pasini sedicesimo, Baldassarri venticinquesimo, nessun ritirato italiano per fortuna. Poi chiudiamo con la Moto3, altra doppietta italiana, Fenati, Vietti, poi Migno ottavo, Arbolino undicesimo, Nepa quindicesimo, Antonelli diciottesimo, Rossi ventunesimo, ventiseiesimo Pizzoli, ritirato Foggia. Quindi insomma, anche se MotoGP, tra virgolette, c'è un po' di amarezza, però Moto2 e Moto3 ci danno soddisfazione, siamo contenti per questo. Quindi penso che per quanto riguarda la MotoGP ci dovrebbe essere almeno una settimana di pausa. Quindi ora non mi ricordo bene il calendario, dovrebbe riprendere tutto, penso, tra 2 settimane, mentre invece per quanto riguarda la Formula 1, domenica prossima, purtroppo non potrò guardarla. Vabbè, chissà se non guardando il Gran Premio porterò un po' di fortuna, lo spero. Formula 1 che correrà sul tracciato di Sochi in Russia, dove ci potrebbe arrivare anche la vittoria del campionato di Formula 2 da parte di Mick Schumacher. Bene, davvero tutto. Secondo me uno, massimo altri due video oggi arriveranno. Quindi aspettate qualche altra cosuccia. Poi ancora, tanto, vado male tutti i giorni quando ovviamente c'è la mia possibilità e disponibilità. Quindi concludiamo ribadendo, MotoGP un po' di amarezza. Le emozioni ce le regalano Moto2 e Moto3, e se non mi sbaglio, in Moto2 per quanto riguarda il campionato abbiamo 3 piloti nei primi 3 posti. Quindi, insomma, bene, grazie a voi tutti. Mi raccomando, seguite i video su SmackDown, Here Comes the Pain, Mandy Rose, seguite. Non costa niente, è free, gratuito, libero, neanche l'iscrizione, guardare i video, nessuno spot pubblicitario durante i video. Mi vedete dall'inizio alla fine. Beh, grazie a tutti, alla prossima. Buon campionato e buon sport a tutti. Ciao!